Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Oggi vi voglio parlare di un prodotto che sto provando per la prima volta adesso, che mi ha destato una certa curiosità. Purtroppo è 2 settimane che ho il frigo rotto e aspetto che me lo cambiano, quindi di solito io quando finisco di lavorare sono abituato a prendere il mio latte macchiato, non potendo aprire il latte perché sennò va male col frigo rotto, ho deciso di provare questo qua, sarebbe cappuccino liofilizzato della Nescafè. Conosciamo tutti per il suo caffè all'americana, per il caffè solubile, però questo addirittura è cappuccino, quindi facendolo vi risulta, vi viene, vi dovrebbe venire anche la schiumetta. Questa è la sua confezione, un incontro perfetto tra ingredienti di origine naturale. Ci sono all'interno 10 bustine, ognuna di queste contiene il 3% di calorie del fabbisogno giornaliero. Questa invece è la bustina singola, dove dietro abbiamo lì le istruzioni per fare questo cappuccino. Allora, mettiamo una bustina in una tazza, versiamo dell'acqua calda 85 gradi, quindi non bollente, non che arriva in ebollizione, 85 gradi, poi mescoliamo, aspettiamo 20 secondi e poi rimescoliamo. Qua dovrebbe essere spiegato meglio. Ecco qua, vedete? Versa il contenuto della bustina nella tazza da cappuccino preferita, aggiungi gradualmente 150 ml di acqua calda non bollente. La perfezione richiede tempo, aspetta circa 20 secondi e poi mescola nuovamente. Quindi vai mescolando, poi aspetti, poi rimescoli e ti dovrebbe venire con la schiumina. Adesso lo proviamo e vediamo se è vero e se ricorda effettivamente il cappuccino. Così si presenta la bustina, ci sono delle macchioline nere che quelle sarebbero il caffè, poi abbiamo il latte liofilizzato, insomma è abbastanza scuro, ovviamente non essendo solo latte liofilizzato. Adesso andiamoci a versare l'acqua. Vado a versare l'acqua. E vado a mescolare, così togliamo i grumi. Come potete vedere, si forma magicamente la schiumina. Io non so come fa un prodotto liofilizzato addirittura a fare la schiumina. Facciamo scoppiare le bolle. Vado a mettere un altro po' d'acqua. Abbiamo tolto tutti i grumi, la schiuma è veramente formata. Aspettiamo 20 secondi e poi lo mescoliamo nuovamente. Passati 20 secondi, gli diamo un'altra piccola mescolata e ragazzi, effettivamente alla vista ricorda veramente il cappuccino. Abbiamo tanto di schiuma. Adesso andiamolo a provare. Ragazzi, come avete visto, si forma veramente la schiuma. Da una polverina liofilizzata di latte e caffè riusciamo ad ottenere la schiuma del cappuccino. Ma adesso andiamolo a provare. Ricorderà vero il cappuccino? Sarà uguale oppure sarà un ricordo lontano? La schiumina è buona, è leggermente dolce. E sa di caffè. Allora, è buono, però è un cappuccino molto molto leggero. Lo potete provare anche con il latte. Il mio problema è sempre lo stesso. Ho comprato questo perché non posso prendere latte avendo il frigorifero rotto, quindi ho dovuto usare l'acqua, come dice la ricetta. E quindi usando l'acqua, anche se bollente, è molto leggero, quindi quel retrogusto di acqua, diciamo, lo sentiamo. Non è proprio il gusto intenso del caffè e del latte, però è bevibile, è buono, la schiuma c'è, è bella persistente, quindi se vi trovate nella mia situazione di doverlo prendere oppure lo volete provare perché vi manca la macchina per fare il cappuccino, perché per esempio io non ce l'ho la macchina per il cappuccino, è una buona alternativa da comprare ogni tanto per farsi un cappuccino in casa. Gli spolverate un po' di cacao sopra e il gioco è fatto. Magari voi provatelo con il latte perché ovviamente verrà molto più intenso, verrà molto più saporito. Ragazzi, io l'ho visto per la prima volta, l'ho comprato, ho detto quasi quasi lo porto ai ragazzi perché secondo me ne vale la pena assolutamente provarlo se siete degli amanti del cappuccino e magari la mattina così
Tanto per cambiare, volete provarne uno della Nescafè, un prodotto valido, quindi io lo straconsiglio. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete, iscrivetevi alla Zisa TV con l'ultimo sorso. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.